Siamo con Maurizio Primanni, amministratore delegato e fondatore di Excellent Consulting. Siamo in un momento di transizione per l'industria della consulenza finanziaria, sicuramente interessante però anche complesso. Nel frattempo la crisi dell'industria del sistema bancario tradizionale è visibile agli occhi di tutti, ma l'85% della ricchezza italiana è ancora lì. Come possiamo vedere il futuro della consulenza finanziaria? Beh, la ricerca che abbiamo presentato oggi ci dice che da parte del top management delle reti c'è ottimismo circa il futuro, proprio perché c'è stata una crescita molto importante negli ultimi 10 anni, in particolare negli ultimi 5 anni, a dimostrazione del fatto che la clientela apprezza il modello di servizio dei consulenti più di quello che oggi offrono le banche. E credo che questo tipo di trend tenderà ad affermarsi ancora di più nel futuro, e che quindi ci sia effettivamente davanti una possibilità molto forte di crescere ulteriormente in termini di quota di mercato, in termini di clienti serviti da parte di tutta l'industria della consulenza finanziaria. Chiaro che dipenderà poi dagli investimenti che faranno le varie banche e gli stessi consulenti in termini di evoluzione del loro ruolo, del loro modo di lavorare, perché chiaramente stando fermi questi risultati non si ottengono, bisogna sempre cercare di evolversi e di innovarsi. La compressione dei margini quindi potrebbe essere compensata con nuovi modelli di servizio, con partnership. Cosa ci può dire a proposito? La compressione dei margini è un tema che devo dire riguarda tutta l'industria della gestione del risparmio, quindi riguarda le reti di consulenti, ma riguarda ancora di più il private banking. È un problema, devo dire, più per il private banking che non per le reti, che hanno un modello più efficace, più capace di generare utili, che sono quello che vogliono le proprietà. E gioco forza, però tutti dovranno andare alla ricerca di nuove fonti di ricavo, comunque della capacità di offrire al cliente un servizio più rotondo, più robusto, che dia l'opportunità di servire il cliente in maniera quasi esclusiva. Ecco, credo che la sfida per il futuro sarà quella di convincere la clientela italiana a scegliere una banca più di quanto non ha fatto nel passato, una banca o una rete più di quanto non è stato fatto nel passato. Gli italiani sono abituati a detenere le proprie ricchezze presso più istituzioni finanziarie, il futuro dovrebbe essere indirizzato a farsi scegliere come banca di riferimento. Lei ritiene che l'educazione finanziaria andrebbe incrementata o è migliorata negli anni da parte dei risparmiatori? Io credo che tutte le ricerche sulla educazione finanziaria abbiano un vizio di fondo, il vizio delle medie, ragionano sui grandi numeri e non fanno differenze fra tipologie di clienti. Andrebbero sicuramente meglio dettagliate in funzione di chi è l'intermediario che segue il singolo cliente. Facendo così credo che scopriremmo che i clienti serviti da consulenti finanziari hanno mediamente un grado di educazione finanziaria più alto. Questo a ribadire il ruolo molto importante del consulente come veicolo di diffusione, di educazione, di informazione finanziaria verso i clienti. Questo è un vero elemento di vantaggio competitivo su cui i consulenti forse fino ad oggi non hanno focalizzato molto nitidamente l'attenzione, ma che nel futuro dovrebbe essere sempre più attenzionato perché può essere veramente una delle chiavi per fare la differenza sul mercato rispetto ai competitor. Un'ultima domanda. Amazon e Goldman Sachs hanno appena stretto una partnership finalizzata all'economia reale. Questa industria potrebbe fare qualcosa in tal senso, incrementare i suoi servizi? Beh, è fuori di dubbio che una delle aree che avrà grande evoluzione nel futuro è quella di come si fa credito alle aziende. In quest'area sicuramente ci saranno tanti operatori fintech che prima non c'erano e ci saranno anche dei nuovi modelli di business. Le grandi banche americane lo hanno capito prima delle altre, hanno anche più risorse da investire e hanno capito che il modello di business vincente potrebbe essere quello della partnership tra la banca e un grande player tecnologico. Questo può dare veramente fastidio anche a noi, anche nel nostro paese, perché poi le banche americane si stanno spostando su un'ottica di competizione a livello anche globale. Grazie, dottor Primanni. Grazie a lei.